chi non è perfetto. Eh sì, adesso c'è la prova costume. Non solo, ci sono gli occhi dei vicini di ombrellone che ti guatano. E allora? Conosco un mucchio di gente che ha cominciato in febbraio a fare diete. A fare diete, a fare ginnastica per tenersi in forma, ma soprattutto per recuperare una forma che, ahimè, a volte, dati gli anni, gli stravizi e anche gli atteggiamenti di vita, ahimè, non è più quella di una volta. Sarebbe bello avere la bacchetta magica o la pozione magica come quella del professore Tuttomato che la sera va a dormire obeso e la mattina, olè, bello, snello come un giunco e con 20 anni di meno. Non è possibile, mi dispiace per voi, per noi, per me, per tutti, ma purtroppo al mare dobbiamo portare questo nostro soma. Dobbiamo portare noi stessi, quello che siamo diventati, quello che forse riusciremmo a cambiare con un minimo di buona volontà, dieta yo-yo naturalmente. Allora che cosa dobbiamo fare? Beh, ci sono mille cose da fare. Intanto scegliere un costume che non faccia vedere delle ridondanze troppo espresse. Perché? Perché ci sentiamo a disagio anche noi. Vero che non si può andare in spiaggia con uno scafandro, sarebbe comodo. E poi essere curate. Curate vuol dire non avere lo smalto smozzicato nelle dita e nelle unghie dei piedi, vuol dire essere abbastanza pettinate nonostante il vento della spiaggia, vuol dire comunque avere un atteggiamento di tranquillità e di serenità. Il migliore vestito per il nostro corpo, il migliore costume da bagno è la semplicità, ma soprattutto è anche la spontaneità. Noi siamo quello che siamo. Non è possibile solo perché gli altri ci guardano dover cambiare a tutti i costi. Accettiamo noi e che gli altri accettino noi stessi. Oppure fate come me, quando devo andare al mare, io dico, non è un problema mio, mi vedono gli altri, io non mi guardo mai.